Fervono i preparativi per il concerto di Mika in programma il prossimo 18 maggio a Piazza del Plebiscito a Napoli, in occasione dei primi 50 anni della Nutella, la crema al cioccolato e nocciola tanto amata da grandi e bambini. Questa mattina Piazza del Plebiscito era un cantiere a cielo aperto, con il palco che sorgerà davanti la chiesa di San Francesco di Paola. Ai cittadini abbiamo chiesto se il sovrintendente ha fatto bene o meno a concedere la piazza in vista dell'evento Ferrero. Guardi, la Nutella è la prima cosa che attira molto i ragazzi, ai giovani, ai bambini, e per me ha fatto benissimo, anzi non bene, benissimo. Probabilmente sì, perché penso che la piazza vada vissuta in qualche modo, con tutti i dovuti accorgimenti, ma certamente lasciarla così, uno squallore, abbandonata ai ragazzini che giocano a pallone, penso che non sia opportuno, quindi sia opportuno usufruirne, ma nel migliore dei modi. Non sono di Napoli. Quindi non so dare un giudizio complessivo. Di solito io sono molto aperto a queste iniziative, quindi la risposta potrebbe essere sì. Penso di sì, una festicciola va bene, no?